C'è dietro! Dopo chi vinta! Non so chi sia!
anche l'ultima partita del venerdì della stessa giornata di campionato si è concluso, vedeva scontrarsi Real Malese contro Colchoneros. Partiamo dai vincitori, è stata una partita fatta di alti e bassi, avete giocato non proprio come le precedenti gare. Cosa pensi sul match e soprattutto questa squadra dove deve migliorare per raggiungere il traguardo del titolo? Allora, Real Malese, come abbiamo visto, è una bella squadra con degli elementi molto forti. Però questa, diciamo, è stata basata sulle fortune, sulle cose fortunate. Sugli episodi. Sugli episodi fortunati. E niente, per me è una bella squadra davvero. Non hai risposto alla mia domanda su cosa deve migliorare questa squadra per vincere il titolo. Beh, secondo me andiamo bene così. Ah, ok, grazie, alla prossima. Passiamo alla palla all'attaccante di Real Malese Esposito. Partita sfortunata, come ha detto il tuo avversario, basata sugli episodi. Hai siglato un gol che a mio parere non avevo mai visto fare a nessuno. Sei un giocatore fantastico, però purtroppo oggi non è andata bene. Cosa pensi che la tua squadra debba fare per vincere il secondo titolo consecutivo? Innanzitutto la prima squadra dobbiamo sistemare un po' la difesa. Poi dobbiamo essere un po' più calmi, dobbiamo stoppare la palla, dobbiamo far giocare, non dobbiamo spazzare la palla. Sì, perché c'è proprio di sordo. Infatti oggi avete peccato proprio su alcuni episodi difensivi dove eravate molto sconcentrati rispetto alle precedenti gare. A livello personale, visto che comunque tu non sei venuto a giocare per un po' di partite, pensi di comunque riuscire a conquistare il titolo di cannoniere o addirittura il miglior giocatore? Non ci penso tanto, penso tanto solo a vincere il campionato. Poi se viene. Grazie, andiamo a complimenti. Grazie.